Spiro Santo è con il 339 di venerdì 30 giugno 2023, commemorazione di San Paolo, vigilia della... Ieri sono a Foggia insieme ad Andrea, oggi, domani andiamo, domani vado a Napoli, come sempre, cioè sto sempre a Napoli, però sorpresa da quando il Duomo di San Gennaro per ripare il Napoli mi darà un braio domani, e lo scorso feci la veglia poi al Gesù Nuovo di Napoli, quest'anno invece farò, andrò a Sorrento, speriamo bene, pregate per me, eccetera. Allora, vuoi tornare sulla questione della proposta di legge? Iniziativa Popolare, articolo di modifica da 194. Il 16 maggio ci sono riuniti a Corte di Cassazione, nella cancelleria della Corte di Cassazione, innanzi al dottor Alessandro Monaco, funzionario giudiziario di Stato, sono stati presenti Giorgio Cersi, Baroni Virgilio dell'Associazione Orte Labora, Giorgio Cersi presidente dell'Associazione Orte Labora, Simone Gambini, un altro presidente, cioè presidente del Piemonte, dell'Associazione per Provvide del Piemonte, Andrea Marzari, Urbani, Luisa Urbani, di Vicenza, quindi del Movimento per la Vita di Vicenza, Jacopo Cogre, vicepresidente di Provvide e Famiglia, Gianluca Martone, presidente nazionale dell'Associazione Sociale Cattolica, Elisa Antonelli, Giovanni Ceroni, Giorgio Nicolini, presidente del Fedele Maria, Federico Catani, presidente di Generazione Vivere, Angela Circosanti, Vittorio Cristinelli, Elena Lorenzini, Marcella Frapporti, e abbiamo presentato questo praticamente la proposta di legge con le nostre firme per modificare praticamente l'articolo 1, fare in modo che il medico sia obbligato non solo a far vedere il concepito alla donna in mezzo ad abortire, ma anche il battito cardiaco. Raccolte le firme, sai, notare come vedere i volantini davanti alla chiesa, così messo la chiesa da Giorgio, la chiesa, vediamo poi qualche parra, qua fanno le veglie comode sulla trasfobia, figuriamoci che bisogna trovare un parroco che sia almeno un minimo livello di buonsenso, non cattolico, forse cattolico è troppo meno buonsenso. Cosa, questa è la firma, questo è il documento. E al Comune di Benevento l'ho proposto il 19 giugno 2023, chi vuole può andare a firmare presso l'ufficio elettorale, presso l'ufficio elettorale del Comune di Benevento, eccetera. Quindi è un obiettivo importante, questo molto delicato, e fondamentale per poter sperare di toccare questa legge dopo 45 anni. Vedete, io sto pensando sempre più una cosa: se non si torna alla fede cattolica, prima di tutto la Chiesa, qualsiasi progetto sociale, culturale, vedete, i maxi cartoni che sto facendo, gli sforzi che sto facendo sono destinati irrimediabilmente a fallire. Perché il problema è spirituale. Un'oretta sto per l'ennesima sul pullman della Castello del Vago a Napoli, la sta messa, per il motivo, sacrifici disumani, per rimanere nella Chiesa. E questo è il problema. Chi è disposto a fare questo? Perché non si può fare questa guerra senza la fede cattolica tradizionale. Quella fede che ha permesso, a tanti peccati degli uomini, di far rimanere un tessuto sociale cristiano, cattolico, fino a 69. Il suo cerchio era cattolico, dopo il 69 è naufragato, è crollato, perché la messa è tutto. Padre Pio diceva: senza il mondo si potrebbe reggere senza il sole, ma senza la messa. Voi pensate, noi potremmo vivere senza il sole, la luce del sole di cui abbiamo bisogno. Eppure Padre Pio diceva: senza la messa, noi potremmo vivere senza il sole, ma non senza la messa. Questo è il problema. Quindi sono convinto che l'abrogazione del 94, perché l'abrogazione del concilio, è l'abrogazione del secolo VI. Senza questi due pilastri prima, non si può arrivare al Senato del 94. Però se si toccasse, almeno il articolo primo, che mi limba, almeno questa cosa, sarebbe già un miracolo. Però secondo me questa cosa non passerà mai, neanche a toccare quella, non abrogare la legge, a toccarla. Andiamoci tu. Perché senza la forza spirituale che viene dalla vera fede cattolica, io domani mattina andrò in una messa a bar,
Quando fa l'eroe, ma senza me si doveva fare. Cioè, che porta abbiamo? Il problema è che io mi trovo a camminare a testimoniare con anime morte, senza la fede cattolica, senza quella benedetta messa. E sto dicendo sempre queste cose da anni, e sto vivendo sulla mia pelle, sto testimoniando con quello, e la gente non capisce. Infatti, ho fatto l'associazione proprio per combattere queste due battaglie, che c'è la crociata cattolica, c'è la crociata cattolica, c'è la domanda. Aborto. E invece di questa vuol dire genere, che è tutto, ma questi sono i due pilastri, il male, l'aborto, la messa di rendina che è sparita, è l'altra pilastra, e Crociata Cattolica combatte su queste due battaglie che sono il cuore di tutto, di tutto. Amen. La fede di Gesù, Giuseppe e di Maria, prega per me, la gloria di Gesù, Giuseppe e di Maria. Amen.